Per le interviste impossibili di oggi abbiamo qui niente po' di meno che il professor Alessandro Volta. Buongiorno, professor Volta. Buongiorno a voi. Il suo nome completo è Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, che ha l'aria di un nome aristocratico. Beh, no, sono nato a Como il 18 febbraio del 1745 in una famiglia altolocata, ma non eravamo ricchi, eravamo solo benestanti. Divenni più tardi conte. Ma ci può raccontare un po' com'è stata la sua istruzione? Beh, la mia famiglia avrebbe voluto che io diventassi un avvocato o almeno un prete e quindi mi fecero studiare in un collegio di gesuiti. Lì però incontrai Giulio Cesare Gattoni, che poi diventerà canonico del Duomo di Como. E lui mi introdusse allo studio della fisica, fisica modernissima, ovvero i gas, l'elettricità, la meteorologia, oltre che a discutere di problemi filosofici, per esempio se gli animali avessero un'anima. Ma lei infatti è famoso per i suoi studi sull'elettricità. Veramente le mie prime ricerche importanti riguardarono i gas, in particolare scoprì il gas metano e costruì una pistola a metano, la pistola elettroflogopneumatica, che funzionava con una miscela di ossigeno e metano infiammati da una scintilla elettrica. Ovviamente non parlavo di ossigeno, che era stato scoperto solo 2 anni prima, ma di aria deflogistizzata, ovvero privata dai prodotti della combustione. E come tornò poi agli studi sull'elettricità? Grazie alle scoperte di Galvani, sa, a Bologna, rimasi affascinato dalla sua descrizione di come un muscolo di rana, toccato da un arco fatto da due metalli, si contraesse. Ma non ero d'accordo con Galvani sul fatto che questa fosse un tipo di elettricità animale diversa da quella conosciuta e quindi costruì la mia pila usando 2 metalli e una semplice soluzione salina oppure acidula che sostituiva i tessuti animali. Mostrai quindi che l'animalità non c'entrava nulla con l'elettricità. Una grande scoperta italiana. A dire la verità, non mi sentivo affatto italiano, almeno come nazione, dato che non esisteva nulla che si potesse chiamare Stato italiano, almeno fino alla Repubblica Napoleonica del 1802. La Lombardia era stata amministrata per molto tempo dagli spagnoli ed era poi passata, dopo la guerra di secessione spagnola, agli Asburgo d'Austria nel 1714. I sovrani austriaci investirono molto nella rinascita culturale della Lombardia e Pavia diventò una delle università più importanti d'Europa. Fui quindi molto contenta quando vi diventai professore di fisica sperimentale. Insegnava tutta la fisica? No, c'era già una cattedra di fisica classica e generale che si occupava di meccanica, idrostatica, idraulica ed astronomia, ovvero la fisica teorica del tempo, quella che aveva una solida base matematica. Io invece dovevo insegnare la fisica di frontiera, quella per cui ancora non c'era una teoria stabilita, e quindi elettricità, magnetismo, calore, acustica, meteorologia ed ottica. Ma torniamo un attimo alla sua scoperta. Diventò famoso, immagino, visto che la pila aveva mille possibili applicazioni. A dire la verità, c'è un vero e proprio giallo dietro l'annuncio della mia scoperta. Io inviai il manoscritto, scritto in francese, alla Royal Society a Londra. Ero un loro fellow dopo che avevo inventato il metano e avevo ricevuto una medaglia della Royal Society, appunto. E volevo che questo articolo fosse pubblicato sulle Philosophical Transactions, il giornale, diciamo, un po' del Nature del tempo, il giornale più prestigioso che c'era. Purtroppo, questo articolo venne chiaramente letto all'assemblea, venne assegnato a un revisore, Sir Joseph Banks, che fu talmente entusiasta della lettura che non seppe trattenersi e lo mostrò a un suo amico per fargli vedere. Questo amico, Anthony Carslake, un medico, sì, anche lui si emozionò, non riusciva, non era granché abile con le mani, quindi chiamò un altro, un chimico, Williams Nicholson, e giocando, costruirono una replica della mia pila. E giocando con la mia pila scoprirono l'elettrolisi dell'acqua. E che successe? Che la notizia trapelò, ci furono esperimenti pubblici alla Royal Institution e apparvero vari articoli su quotidiani e su giornali scientifici commerciali, spesso senza citarmi neppure, prima che apparisse il mio articolo ufficiale nel settembre del 1800. Se non sbaglio, quello fu un periodo turbolento in Lombardia. Può ben dirlo, infatti il mio articolo citava come località di redazione Como, non Pavia. Il fatto è che Napoleone aveva sconfitto le truppe lombarde e austriache giusto in quei giorni e l'università era stata chiusa. Io feci parte della delegazione che accolse Napoleone a Milano e fu poi invitato dall'imperatore a Parigi. Per
Io mi sentivo piuttosto asburgico, ma come rifiutare l'invito? E poi la Francia e il francese erano il paese e la lingua della ricerca scientifica a quel tempo. La sua pila ha avuto moltissimi utilizzi, ma lei aveva capito perfettamente come funzionava? Per niente. Dopo la mia intuizione che gli animali non erano necessari, avevo capito che si potevano mettere in serie le celle per avere un voltaggio maggiore. Ma pensavo che la sorgente dell'elettricità fosse il contatto tra due metalli. E infatti, se lei guarda le figure in cui ho disegnato la pila, vedrà che la serie dei dischetti, per esempio, termina sempre con due dischi uguali, ovvero zinco, rame, acqua salata, zinco, rame, acqua salata, e finisce con zinco, rame. Ora, io pensavo che appunto dovesse esserci per forza il contatto zinco-rame per dare elettricità. In realtà è il rame acqua salata zinco che serve, quindi può rimuovere tranquillamente il primo e l'ultimo dischetto e non cambia assolutamente nulla. Quindi è la soluzione, non il contatto, che genera la corrente. Infatti è proprio così. In realtà quello che succede è che lo zinco si ossida e passa in soluzione e poi precipita come salato di zinco o come quello... o ossido di zinco, dipende che cosa uno mette in soluzione, e anche il rame si riduce, e quindi la soluzione è fondamentale, senza di quella non funziona niente. Lei ha fatto anche altre scoperte interessanti? Ho lavorato molto sui gas, tanto che la legge di Gay-Lussac, a volte chiamata legge di Gay-Lussac-Volta, ma certo la mia invenzione migliore, a parte la pila, è il condensatore a facce piane parallele, che ho scoperto giocando con il mio elettroforo perpetuo, che è una semplice macchina per generare elettricità statica ed è formata da un piatto di materiale metallico che appunto assomiglia tantissimo alle armature di un condensatore. Alla fine però la sua genialità è stata riconosciuta. Certo, ricevetti la medaglia Copley, praticamente il premio Nobel del mio tempo, dalla Royal Society nel 1794 per la scoperta del metano appunto. Sono stato nominato da Napoleone Cavaliere della Legion d'Onore. Mi nominarono Cavaliere dell'Ordine della Corona Ferrea nel Regno d'Italia, quello Napoleone, intendo, e Conte dello stesso Stato, e l'unità di misura del potenziale elettrico è il Volt, in mio onore. La salutiamo, grazie per aver partecipato a Radio Moca. Tanti saluti anche a voi. Adesso voglio vedere se trovo Galvani, ancora non sono riuscita a convincerlo dell'inesistenza dell'elettricità animale.